Cari amici, buonasera a tutti quanti, poiché vi ci ascoltate sempre. Sono il vostro Saiuz qui da RZT Saiuz Pianeta Oggi TV. Vedete, questa sera iniziamo con una puntata abbastanza speciale di Osservatorio Antimafia. Dovrete scusarmi anche perché io non sono un conduttore, non so come gli altri amici, insomma, del network che fanno le trasmissioni, insomma, i miei 5 sono più tecnico e quindi parlo un po' meno di solito. Comunque volevo avvisarvi, insomma, che l'Osservatorio Antimafia dovrebbe ritornare di nuovo in onda qui su Radio Saiuz. Abbiamo voluto fare Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV questa puntata, una puntata speciale, giusto per ricordarvi che esiste, insomma, Osservatorio Antimafia, non è morta, è una trasmissione che comunque stiamo lavorando per portarla avanti e stiamo lavorando anche per trovare anche altri conduttori in modo da insomma non sospenderla, anzi non chiuderla definitivamente, perché questa è una trasmissione che è molto seguita, insomma è molto sentita dalle persone. Ci onoriamo come sempre di avere la collaborazione di una rivista come Antimafia 2000, insomma, oltre ovviamente al nostro Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV con la sua rivista online pianetaoggitv.net. Questa sera non avrò ospite, non parlerò di un argomento abbastanza in particolare, ma inizierò semplicemente a farvi una rassegna stampa, incominciando da pianetaoggitv.net, anche perché ricordiamoci questa rivista online con la quale, insomma, noi di RST Saiuz e Pianeta Oggi TV collaborano attivamente, perché la voce delle persone che amano la natura, che amano la tranquillità, che amano la legalità, non si sentano esclusi, perché di solito dai grandi media, dai network molto grossi, insomma, trasmissioni del genere forse se ne vedono poche, forse qualche trasmissione di storia o qualcosa del genere, però noi vogliamo essere una voce fuori dal coro, perché come diciamo sempre qui a RST Saiuz, e per risvegliare quel neurone che ognuno di noi ormai dopo 30 anni di televisione commerciale fatta in modo non proprio perfetto, ecco, ci hanno addormentato e questo neurone si è addormentato, si è assopito lì. Noi vogliamo risvegliarlo con trasmissioni che siano un po' al di fuori degli schemi e soprattutto vogliamo fare in modo che voi che ci ascoltiate, risvegliando questo neurone, insomma, incominciate a cercare informazione, a informarvi, perché se ci fermiamo con l'informazione ci addormentiamo con quello che ci passano i media, soprattutto sulle TV, sul digitale, c'è poco da stare allegri. Iniziamo subito, allora non voglio perdermi troppo in chiacchiere, perché insomma non dico che voglio parlare, però alla fine parlo troppo. Inizio con una rassegna giusto presa da pianetaoggitv.net, dove troverete degli articoli interessanti, dei video molto interessanti. Per esempio su Pianeta, scorrendo la pagina di pianetaoggitv.net, troverete un interessantissimo articolo messo che si intitola Vaillant, storia di una strage di Stato dimenticata, che ricorre proprio l'anniversario in questi giorni. Il 9 ottobre c'è stata, nel 1963 c'è stata questa strage che non potremo mai dimenticare, come non potremo dimenticare mai nessuna strage. Quando muoiono innocenti per colpa di altre persone, per colpa di persone che non hanno fatto il loro dovere. Questo è un articolo di Antimafia 2000 che è stato postato su pianetaoggitv.net, quindi in collaborazione con Antimafia 2000. E continuando a scorrere la pagina di pianetaoggitv.net, c'è un interessante video
sui commenti riguardanti la manifestazione che c'è stata a Roma dell'area a difesa delle TV locali, le TV sul digitale terrestre. Insomma, ricordiamo, come riporta l'articolo, che ci sono 450 TV locali e 800 stazioni radiofoniche che sono a rischio chiusura perché non hanno ricevuto il contributo dallo Stato. E questo primo video è il commento di Simone Migliore, che è il direttore artistico del Teatro Romano di Volterra. Poi iniziamo sempre con un altro vites del video della manifestazione dell'area Roma a difesa delle RTV locali. Da TV6 ci sono stati servizi sulla manifestazione. Continuando, leggiamo per esempio Our Voice a Perugia, insomma, alla Perugia Assisi, insomma, per la marcia della pace. Sempre è un video comunque di Antimafia DM, di Antimafia 2000, dove la marcia si è tenuta il 7 ottobre, quindi è già stata fatta, e quindi riportava questo video di preparazione. E continuano gli articoli fino ad arrivare a un articolo molto interessante per me, insomma, che sono un appassionato di oggetti volanti non identificati, i cosiddetti UFO, no? Che il 30 settembre c'è stato questo grandissimo avvistamento a Rho, in provincia di Milano, un avvistamento di massa durante un convegno. Era appunto un convegno anche dedicato alla vita extraterrestre, che era stata organizzata dal CUFOM, e tra gli ospiti c'era il contattato Antonio Urzi, un protagonista del caso Amicizia, anche Gaspare De Lama. Insomma, alle 16:40, insomma, è stato visto questo oggetto volante, insomma, da questa massa di persone. Questo è quanto ritrovate su pianetaocctv.net, ma vi ricordo che pianetaocctv.net pubblica un settimanale molto interessante, Pianeta Oggi Report, che viene trasmesso anche sulle TV, sul digitale terrestre, viene trasmessa anche sulle radio in FM, oltre ovviamente che qui su RT Saiuz Pianeta Oggi TV, insomma, ci mancherebbe altro. Quindi un augurio a Massimo Bonella, insomma, per il suo lavoro, e complimenti soprattutto, insomma, per come porta avanti questo settimanale. E adesso passiamo alle 22:08. Dirvi che siamo in diretta oggi 10 ottobre 2018, quindi passiamo alla rivista Antimafia 2000, perché parlando questa trasmissione, essendo una trasmissione sulla mafia, Osservatorio Antimafia, non possiamo parlare di mafia. Se voi andate a leggere, che vi consiglio di leggere, questa interessante rivista online antimafia2000.com, ricordatevi, comunque chi ci guarda sulla web tv può vedere nell'immagine, ci sono gli indirizzi sia di Antimafia 2000 che di Pianeta GTV. Comunque ci sono degli articoli molto interessanti con delle grandi firme, sono le firme, insomma, di persone che sono del settore, insomma, hanno un certo spessore nel settore del giornalismo sull'antimafia. È diviso anche per argomenti, tipo la Mafia News, dove si portano le operazioni all'Aquila, si parla di articolo che l'ex deputato Nicotra, che poi dopo vi parlerò, passando al terzo millennio, con articoli sul terzo millennio, insomma, sulla guerra, su quali furono gli scopi di un'Europa unita, con punto interrogativo, e addirittura in Messico di una coppia di serial killer che uccidono i bambini e ne vende gli organi. Passando alla rubrica delle opinioni, c'è un articolo sul caso Riace, un appello internazionale appunto per la libertà immediata di Mimmo Lucano, poi un altro sempre per società, nuovi indizi sul ministro del giallo maltese Daphne, passando all'attualità con minaccia a Claudio Fava, vi ricordate le pallotte che erano arrivate, queste pallottole, questa pallottola, insomma, Claudio Fava, quindi, e l'articolo si intitola appunto Minaccia Claudio Fava, le pallottole arrivano quando non ci sono le parole. E scorrendo fino a Di La Tua, Ci Vediamo, insomma, tutte, e anche contatti con Alternativa Pandora TV, insomma. Però, come vi dicevo all'inizio, guardate che non durerà molto, durerà una mezz'oretta questa trasmissione, io volevo
leggervi tre articoli, se ci riesco, su tre argomenti che mi hanno, insomma, hanno suscitato in me un certo interesse. Uno è da Mafia News, Operazione Aquila, così l'ex deputato Nicotra chiese aiuto a Clan a firma di Antimafia 2000 proprio della redazione. L'altro è l'aggressione che c'è stata alla troupe di Striscia la Notizia, sempre a firma di Antimafia 2000. E infine, per mafie, parliamo anche all'estero, cosa succede su Mafia News, omicidio Marinova, arrestato in Germania il presunto killer della giornalista. Ma partiamo con Operazione Aquila, così l'ex deputato Nicotra chiese aiuto ai Clan. Secondo l'accusa, l'appoggio fu chiesto nel 2008 e nel 2012. Comunque, per due volte l'ex deputato dell'ARS Raffaele Pippo Nicotra avrebbe chiesto aiuto al Clan, insomma, per la campagna elettorale per la regione siciliana. Secondo l'indagine degli inquirenti, che l'articolo dice che questa mattina, perché è del 10 ottobre, che questa mattina hanno arrestato a Nicotra, il fatto sarebbe avvenuto nel 2008 e nel 2012, e nel prima, soprattutto il primo periodo, avrebbe anche versato al Clan 50.000 euro per avere il suo appoggio. Gli investigatori comunque hanno ricostruito, con intercettazioni e con l'ausilio delle dichiarazioni di collaborazione di collaboratori di giustizia, il presunto scambio di denaro in cambio di raccolta di voti sul territorio, insomma, che veniva fatta dalla mafia. Comunque, rendiamoci conto che quando una persona viene indagata, si fa un processo, in Italia esistono i tre gradi di giudizio. Ovviamente, se uno dovesse essere condannato in prima, c'è, diciamo, una condanna morale, ci può essere, ma non c'è una condanna giudiziaria ancora, fino a quando non si arriva al terzo grado, alla Cassazione. Comunque, che hanno ricostruito queste. Nicotra avrebbe, insomma, avuto contatti qualificati con elementi del gruppo, prima fra tutti con Gaetano Mario Vinci Guerra, che era già reggente del gruppo di Aci Catena, che si è pentita, appunto, e dal 2015 collabora con la giustizia. A beneficiare dei voti sarebbe stato solamente Nicotra, ma le indagini proseguono e vedremo come andrà a finire. Insomma, a lui l'ex deputato si sarebbe rivolto sia per le regionali del 2008 che per quelle del 2012. Nel primo caso, la somma pagata prima delle elezioni per l'appoggio del Clan sarebbe stata di 50.000 euro tutto compreso, e sarebbe stata versata, insomma, hanno rivelato così i collaboratori di giustizia, in contanti. Nel caso invece delle elezioni del 2012, gli investigatori avrebbero ricostruito un costo classico del voto di 50 euro. Insomma, l'articolo continua dicendo: sempre nell'indagine sfociata con gli arresti odierni, gli inquirenti hanno fatto luce su un giro di estorsioni a commercianti e imprenditori dell'Acese, alcune delle quali protrattasi anche per molti anni, anche per oltre 20 addirittura, coinvolgendo più generazioni di gestori di esercizi commerciali o titolari di aziende. Fondamentalmente, per l'indagine è stata proprio questa collaborazione delle vittime, spesso a parlare sono state le seconde generazioni. Gli investigatori hanno individuato 8 imprenditori sottoposti ad estorsione oppure a tentativi di estorsione. Le vittime erano costrette a pagare il pizzo con cifre comprese tra i 10 e i 15 mila euro l'anno. Purtroppo, ha affermato il procuratore aggiunto della DDA Francesco Pureio, parlando con i giornalisti durante la conferenza stampa, dalle rilevazioni investigative noi percepiamo, dice, che la presenza delle associazioni criminali in termini di taglieggiamento di controllo del territorio nella zona ionica, in quella pedemontana e nel lato ovest della provincia di Catania, è forse più presente e più capillare che nella stessa città. L'obiettivo che noi abbiamo, aggiunto Pureio, è quello di incidere su questo tipo di presenza che paralizza lo sviluppo di questa realtà economica e sociale. Insomma, l'appello è sempre quello a prendere contatti con forze dell'ordine, a fornire indicazioni
anche in forma anonima o confidenziale, che ci consentono, dice Pueyo, di avviare un'attività di indagine. Questo è vero, perché molte volte l'omertà, la gente ha paura di parlare, quindi si sa bene, insomma, che è anche normale, però bisogna a un certo punto parlare e denunciare se vogliamo che giustizia venga fatta, se possiamo dire così, perché insomma sappiamo benissimo che oggi con questa politica, con questi politicanti, insomma, che ci sono, non si riesce a capire molto bene anche ci dovrebbero dare più indicazioni, insomma, in questo campo, no? Dovrebbero diciamo essere più presenti con sui TG, sui rotocalchi, sui talk show che fanno, no? Cioè, dove si presentano a parlare, insomma, parlare in più di questo argomento. L'altra è una cosa che mi è dispiaciuta, perché insomma la troupe di Striscia la Notizia che viene aggredita a Palermo, insomma, perché Striscia la Notizia, sappiamo, è una trasmissione abbastanza leggera, però che molte volte va al punto delle situazioni, anche se forse il canale che è sbagliato, però sono questioni, sono, diciamo, pensieri personali, questo. Quindi questo è un articolo che è stato pubblicato sempre il 10 ottobre di oggi sulla rivista Antimafia 2000, è a firma della redazione, quindi, e vi leggerò, insomma, l'articolo, giusto per tenervi informati anche su questo, perché molte volte sui TG ci danno informazioni così veloci, en passant, come capita, insomma, quelle che vogliono far passare, e poi si soffermano su fatti e su realtà molto più tempo che forse non dovrebbero. Comunque stava registrando il servizio in palazzo occupato abusivamente, no? C'era questa palazzo che è stata occupata. L'inviata del programma di Striscia Notizia, che va in onda, sappiamo, su Canale 5, Stefania Petix, e la sua troupe sono stati aggrediti a Palermo mentre registravano un servizio in un immobile occupato abusivamente in via Giuseppe Savagnone. Insomma, a mezzogiorno la Petix stava raccontando quanto accade nello stabile, quando a un tratto è stata accerchiata da alcuni occupanti che l'hanno picchiata, spinta e fatta cadere dalle scale. Poco dopo essere entrati nella struttura, questa era raccontata dall'ospedale Stefania Petix, io chiedo scusa se per caso il cognome non lo so pronunciare bene, e dice: siamo stati raggiunti da calci e pugni. Inoltre sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale, insomma. La rabbia degli abusivi si è anche riversata sulle telecamere e sui microfoni, insomma, finiti distrutti nell'attacco, dice. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, l'aggressione, insomma, è proseguita e un operatore è stato inseguito dagli abusivi. L'inviata di Striscia e il cameraman sono stati medicati dai sanitari del 118 e ricoverati in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia, che comunque sta cercando di identificare i responsabili dell'aggressione. Dopo aver appreso la notizia, la Federazione Nazionale della Stampa e dell'Asso Stampa Siciliana ha espresso subito la sua solidarietà. Come purtroppo abbiamo dovuto ribadire più volte, scrive, non è accettabile che esistano nel paese zone dove le telecamere non possono entrare e dove il diritto di cronaca è messo a repentaglio. Insomma, questi episodi di violenza non possono restare impuniti, hanno affermato in una nota il segretario generale e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario dell'Assostampa siciliana, Roberto Ginex, insomma, hanno chiesto alle autorità, insomma, alle forze dell'ordine, di fare chiarezza su quanto accaduto e di intervenire con fermezza contro chi si è scagliato contro, appunto, la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati. Insomma, continuano dicendo: siamo al fianco della giornalista Stefania Petix, costretta a ricorrere alle cure mediche per via dell'aggressione subita, e della redazione del TG satirico. Insomma, il capogruppo del PD all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Lupo, si è schierato al fianco della Petix e ha detto: è un fatto grave che va condannato con fermezza. Anche Valentina Zafarana, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha commentato il grave episodio dicendo: vicinanza e solidarietà.
Comunque, da parte di tutta la redazione di Antimafia 2000 e anche da parte, presumo, anche di Pianeta Oggi TV, di RST Science e tutta la stampa libera, io dico, va la più profonda solidarietà, come scritto su Antimafia 2000, a Stefania Petix, alla cameraman, nella speranza che le autorità preposte possano presto far luce su questo increscioso atto intimidatorio. Io volevo soffermarmi un attimo su quanto detto da Raffaele Russo e Giuseppe Giulietti, dicendo di fare chiarezza su quanto accaduto e di intervenire con fermezza contro chi si è scagliato contro la libera informazione e il diritto dei cittadini a essere informati. Io direi anche a questi signori miei, perché non intervenite un po' anche per quanto riguarda tutta quella marea di notizie che ci propinano tutti i giorni i media nazionali, insomma. Libera informazione, che sia libera veramente informazione, e che il cittadino deve essere informato seriamente, non solo insomma, far sapere solo quello che vogliono farci sapere, perché sennò non è più libera informazione e non è un servizio ai cittadini, quindi non ci informano. Questo è quanto. Vi ricordo che siete sempre collegati, qui state ascoltando Osservatorio di Mafia, una puntata speciale per ricordarvi che questa trasmissione esiste e continuerà. Stiamo solo cercando di mettere a punto alcune cose, come ho detto all'inizio, chi si fosse messo in collegamento, insomma, con noi in questo momento, sia sulla web radio che la web TV, e che continuerà con questa trasmissione. Appunto, vogliamo dimostrare che siamo presenti al reale Osservatorio Antimafia. Stiamo leggendo qualche articolo da Antimafia 2000 e appunto volevo proporvi l'ultimo dei tre articoli. Io che ringrazio gli amici di Antimafia 2000 e mi perdonino se ho preso articoli dalla rivista, ma so benissimo che gli amici di Antimafia 2000 sono molto aperti su questo, quindi non ho problemi al riguardo. Dicevo, volevo leggervi l'ultimo articolo che riguarda appunto, e si trova in Mafia News su antimafia2000.com. Per chi ci segue dalle radio, ricordatevi antimafia2000.com, e per quanto riguarda Pianeta Oggi TV, pianetaoggitv.net. Per chi ci vede sulla web TV, gli indirizzi li possono guardare sul video perché li ho ben messi in mostra. Dicevo, questo omicidio di Marinova, insomma, dicono che è stato arrestato in Germania il presunto killer di questa giornalista. L'articolo di Davide De Bari, diciamo, questo presunto assassino, che hanno trovato tracce di sangue nei suoi abiti. Comunque, l'articolo è questo, insomma. È stato arrestato nella notte Severin Krasimirov, 21 anni, cittadino bulgaro di etnia rom, che è considerato il sicario che ha ucciso la giornalista bulgara Victoria Marinova, 30 anni, assassinata appunto sabato scorso in un parco delle città di Ruse, dove, dopo essere stata stuprata, picchiata e poi strangolata. Insomma, un omicidio particolarmente brutale, lo hanno descritto gli investigatori. Un uomo è stato fermato ieri sera dalla polizia tedesca su nostra richiesta, lo ha annunciato il ministro dell'interno bulgaro in una conferenza stampa a Sofia. Dalle prime indiscrezioni, il DNA dell'accusato coincide al 100% con quello trovato sul corpo della vittima. Questo è tra virgolettato. Karasimirov, nato nel 1997, era già ricercato per omicidio e stupro, e veniva dalla Russia. L'uomo è residente in un quartiere di Ruse, la città dove viveva la reporter. È stato fermato a 60 km da Amburgo in Germania. Secondo gli investigatori, stava cercando di raggiungere la famiglia per trovare rifugio. Il sospettato, ora in custodia delle autorità tedesche, sarà presto estradato in Bulgaria. Mentre l'ucraino con passaporto romeno, arrestato ieri in Bulgaria perché sospettato del coinvolgimento
nell'uccisione della giornalista bulgara, è stato rilasciato. A darne appunto la notizia è stata la TV pubblica bulgara BNT, visto che l'alibi del sospettato è stato confermato e le tracce di DNA non corrispondono a quelle trovate sul luogo del delitto, nel parco dove è avvenuto appunto l'efferato delitto. In una nota stampa il procuratore generale Sotir Tsat, è un nome che non riesco a pronunciare, comunque ci provo, Tsatsarov, ha dichiarato che in questa fase non consideriamo che l'omicidio sia legato all'attività professionale della vittima. Inquirenti bulgari inizialmente hanno pensato che l'omicidio fosse legato all'attività professionale della donna, la produttrice di un programma chiamato Detector sul canale TVN ruse, che si occupava appunto di temi sociali. Proprio nella puntata dello scorso 30 settembre, infatti, aveva ospitato due giornalisti investigativi, il bulgaro Dimitar Stoyanov e il romeno Attila Biro, che stanno indagando sull'uso improprio di fondi europei e su un giro di corruzioni nei paesi dell'Europa orientale. Una puntata, insomma, che aveva fatto tanto scalpore, per questo si era subito pensato che l'omicidio della giornalista fosse legato alla scomoda vicenda dei fondi dell'Unione Europea. Un'inchiesta di cui si era occupato anche il giornalista sloveno Jan Kuciak, assassinato lo scorso 26 febbraio, per aver indagato nello stesso ambito. Secondo le autorità, però, l'assassino potrebbe aver scelto la sua vittima a caso. L'ambasciata americana a Sofia, in una nota, si è detta disponibile a contribuire alle indagini sulla morte della giornalista, dicendo, ha scritto l'ambasciatore degli Stati Uniti, insomma, Sofia esprime shock e indignazione per l'omicidio della giornalista Victoria Marinova, lo si legge nella nota, e chiediamo un'indagine approfondita che si traduca in risultati nel trovare il responsabile. Siamo pronti a offrire assistenza alle autorità se necessario per contribuire ad assicurare la giustizia al responsabile o i responsabili. Comunque l'articolo continua, che è molto interessante, potete andarlo a leggere tranquillamente su antimafia2000.com, in Mafia News lo trovate, ve lo leggete. Per quanto riguarda Osservatorio Antimafia, per quanto riguarda, termina qui questa puntata speciale, insomma, che ho voluto fare, che abbiamo voluto fare a Massimo, perché Massimo Bonella di Pianeta TV, di Pianeta Oggi TV, scusatemi, abbiamo voluto fare per, insomma, per informarvi, insomma, farvi sapere che Osservatorio Antimafia non ha chiuso i battenti, anzi è una trasmissione che continuerà. Ci stiamo preparando, stiamo cercando di trovare i conduttori, insomma, esperti, perché insomma, i conduttori devono avere anche, insomma, una loro certa esperienza nel campo dell'antimafia, insomma, non possiamo mettere chiunque a condurre questa trasmissione. Nel frattempo io voglio ricordarvi l'ultima cosa prima di salutarvi, che vi invito a visitare il nostro blog in sayuzblog.it, di leggere le nostre news, RST News, il nostro mensile non è cartaceo però è in PDF, potete quindi anche scaricarvelo, che è un mensile appunto con articoli molto interessanti, lo trovate su sayuznews.it. ma vi esorto anche a collegarvi al nostro media center. Abbiamo questo media center che cerchiamo di migliorarlo giorno dopo giorno, insomma, per renderlo sempre più attraente, dove potrete trovare non solo tutte le puntate delle nostre trasmissioni live che sono registrate, perché noi le postiamo sia su Facebook, su YouTube eccetera, ma le troverete anche su questo media center. Ma il media center anche ci serve perché ci permette di farci vedere da quelle persone che usano, hanno un televisore tipo le smart TV con encoder collegati al televisore, che vanno in internet e quindi, non sapendo usare il computer, insomma, ci possono vedere sul televisore di casa. Tutte queste puntate, insomma, registrate, le trovate lì, come trovate anche i nostri canali live
cominciando da RST Science Pianeta Oggi TV, la TV, la web TV, io dico sempre TV, ma è la web TV, come tutte le nostre web radio del network, sono tutte presenti. E non ultimo troverete anche diciamo il link per ascoltarvi sul web o sulla televisione di casa, la nuova collaborazione dove ringraziamo gli amici di Radio Diffusione Europea. Quindi insomma non termineremo mai di lavorare attorno al Media Center, perché cercheremo di farlo diventare sempre più interessante, ma soprattutto utile, uno strumento dove all'interno ci troverete tutto e quindi avere a disposizione un'informazione libera quale quella che cerchiamo di dare noi. Non siamo partigiani di nessuno, noi vogliamo solamente la verità e vogliamo essere liberi di esprimere il nostro pensiero come ci dice la nostra Costituzione. Chiedo scusa se non sono stato all'altezza della situazione, insomma, della trasmissione, ma io non nasco, come ho detto all'inizio, conduttore, ma più tecnico, e quindi quando sarà il momento avrete delle persone molto più svegliate, insomma, molto più informate di me, che porteranno avanti questa trasmissione. Per il momento non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento con le nostre trasmissioni e soprattutto insomma risvegliate il vostro neurone, ma soprattutto informatevi, cercate. Vi ricordo antimafia2000.com, la rivista Antimafia 2000, le news online di Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV, pianetaoggitv.net. Gli indirizzi li do a voce per chi ci ascolta sulle web radio del network, per quelli invece che ci guardano sulla web TV, ripeto, sono ben visti, sono ben messi in mostra sulla schermata, insomma, quindi non vi potete sbagliare. E poi il nostro blog, saiuzblog.it, radiosites.it il sito, saiuzmedia.it il media center, saiuznews.it le news mensili di RST Saiuz Pianeta Oggi TV. Con questo è tutto, vi auguro, come dicevo, un buon proseguimento con le trasmissioni e una buona notte a tutti quanti dal vostro Saiuz.